Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Dal satellite notiamo che mentre sulla Spagna l'anticiclone delle Azzorre riporta il bel tempo, sul centro-nord un vortice di bassa pressione di origine atlantica sta innescando una serie di violenti temporali, soprattutto lungo tutta la fascia tirrenica. A partire da oggi e a seguire nei prossimi giorni, nubi e precipitazioni cominceranno pian piano a conquistare anche il sud Italia, determinando un nuovo abbassamento delle temperature. Insomma, l'autunno quest'anno avanza a grandi passi, facendoci dimenticare i caldi settembre degli anni precedenti. Ma andiamo ora a vedere il tempo sulle nostre due regioni per sabato 17 settembre. Al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle due regioni. Qualche nube in più invece insisterà sui settori ionici di Puglia e Basilicata, con piovaschi solamente sulle aree del Pollino. Al pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità tra Tarantino e Salento che determinerà precipitazioni deboli su queste aree, ma in miglioramento dalla serata. Le temperature ritorneranno a calare in particolar modo nei valori minimi di 1 a 2 gradi su tutte le aree a partire dalla Basilicata. I venti, inizialmente di scirocco, tenderanno a ruotare dal pomeriggio dai quadranti occidentali, risultando moderati su Basilicata, Appennino Dauno e Puglia Centrale. Più calmi invece altrove. I mari risulteranno agitati sia lo Ionio che l'Adriatico. Ed ecco ora la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Cosimo Trono per la suggestiva foto scattata nei pressi di Copertino. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella puntata di domani. Da Meteo One è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.